alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco. Ciao a tutti da Fabio Giua e benvenuti ad una nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima. Esprimersi. Che difficoltà! Che sia sul palcoscenico di un teatro o che sia sul palcoscenico della nostra vita di tutti i giorni, è sempre difficile trovare il modo giusto per esternare le nostre emozioni o anche semplicemente per parlare ai nostri vicini, ai nostri parenti, ai nostri conoscenti, ai nostri clienti, ai nostri colleghi, in modo da fare capire quali sono le nostre intenzioni e quali sono le nostre necessità talvolta. E mai come in questo periodo diventa difficile riuscire ad esprimersi in maniera efficace. Vuoi per il distanziamento sociale o vuoi perché indossiamo spesso una mascherina, tutto diventa assolutamente più difficile. Ma oggi, nella nostra puntata, abbiamo un ospite davvero gradita e speciale che ci racconterà del percorso che ha ideato per aiutare le persone a uscirsi. Quindi non perdete la puntata di oggi. E nel frattempo vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale Telegram, al nostro gruppo Facebook e anche al nostro canale YouTube. Siete sempre di più e questo ci fa davvero un grande piacere. E poi vi ricordo anche il nostro canale Patreon, dove con delle piccolissime donazioni mensili potrete contribuire a produrre il nostro podcast e a farci continuare a portarvi contenuti interessanti e arricchenti insieme ai nostri ospiti. Per cui adesso vi lascio alla puntata di oggi. Ciao Giampaolo, ben trovato! Ciao Fabio, come stai? Ma direi molto bene, anche perché secondo me oggi riusciremo a fondere comicità e serietà, non perché debbano essere per forza due termini all'antitesi, però con la nostra ospite di oggi secondo me riusciremo bene a fondere questi due o anche più elementi. E questa è una cosa importante perché quando si affronta il tema del percorso spirituale e anche della crescita personale, che sono due ottave diverse della stessa cosa, poi la mente può entrare anche un po' in resistenza, no? Avere delle paure. L'umorismo è un ottimo modo per bypassare le paure che ci possono invadere quando affrontiamo i temi più seri. Pensa nelle società, nelle culture, quanto si ironizza sulla morte proprio perché aiuta a digerire il fatto che fondamentalmente ne abbiamo una grande paura. E la persona che intervistiamo oggi è proprio una persona che, come una funambola, sta in bilico tra il serio e l'umoristico, però propone anche cose molto interessanti sulla crescita personale e anche sul percorso spirituale. Sì, e diciamo tutto ciò perché oggi abbiamo con noi una cantante, attrice, autrice, insomma lei si definisce una cantautrice umoristica, seria a giorni alterni, ed è Manuela Bollani. Ciao Manuela, benvenuta. Ciao Fabio, ciao Giampaolo. È un grande piacere averti qui. Ciao Manuela. Sono felicissima di essere qui con voi. Anche noi, assolutamente. Beh, chi ci ascolta avrà notato infatti che quando è possibile cerchiamo di variare un po' la natura, no? dei nostri ospiti, se così vogliamo dire, natura, degli ospiti che ci vengono a trovare. Perché noi qui andiamo alla ricerca dell'anima e se una cosa l'abbiamo capita in questa ricerca è che l'anima è in noi, ma in tutti noi, no? Qualsiasi cosa facciamo e non facciamo. E in questo periodo, in particolar modo, poi avrete notato che si parla molto di public speaking. È un tema che forse una volta era un po' relegato, riservato a grandi conferenzieri, politici,
eccetera. Ma oggi, grazie anche all'amplificarsi degli eventi online, dello smart working anche in certi frangenti, sempre più persone devono fare i conti con col parlare in pubblico, col parlare davanti ad altre persone. E Manuela ha creato una cosa molto interessante, il suo personalissimo corso, percorso di public speaking, per lo più direi, poi correggimi se sbaglio, ma ovviamente è dedicato a chi deve stare su di un palcoscenico, per lo più, ecco. E come l'hai chiamato questo percorso? Come l'hai chiamato? Dici. Ho riflettuto un po' e alla fine devo dire che sono molto, molto felice del nome di questo percorso, che è Esciti. Ecco. Che va veramente, secondo me, a toccare vari punti di questo approccio, ecco. Primo di tutti, come si intuisce ovviamente, l'aspetto, l'approccio umoristico. E l'italiano, direi. E l'italiano, che l'italiano, se non lo sai, sallo, quindi appunto possiamo, esatto, anche un po' riscrivere, perché alla fine il linguaggio, la meraviglia del linguaggio è proprio questa, no? Di adattarsi poi ai tempi che corrono. E tra l'altro i miei adepti, quindi insomma i miei alunni, quelli che si stanno sperimentando in questo percorso, stanno già utilizzando questo termine in questo modo, quindi noi ci usciamo durante le lezioni, insomma, quindi è bello vedere come appunto il linguaggio poi si possa plasmare rispetto a quelle che sono le nostre idee. Io, Manuela, ti devo fare veramente complimenti, perché questa cosa è un'intuizione geniale, no? Stavo pensando che in fondo, se è vero che l'anima ci chiede costantemente per tutta l'esistenza di esprimere e manifestare il nostro progetto, allora è proprio vero che ci chiede di uscire, e quindi è proprio una cosa importante questa che te stai proponendo, e io la trovo una roba di una genialità unica. Ti faccio i complimenti, perché veramente è un'intuizione fantastica. Grazie Gianpaolo. Sì, il significato è proprio questo, in realtà. Ovviamente è legato già a una dimensione di grande esposizione, quindi l'idea di aiutare le persone a esporsi di fronte ad un pubblico. Quindi non è soltanto un esciti che potrebbe essere legato alla crescita personale, spirituale, che può fare ognuno di noi, diciamo, nel privato, ma è anche dal momento che hai, diciamo, intuito quali possano essere i tuoi doni che puoi portare al mondo, vediamo come aiutarti a superare anche tutte quelle che sono le credenze limitanti, i pensieri depotenzianti, insomma, detto in maniera un po' più semplice, le paure, insomma, dell'esporsi di fronte ad un pubblico e poter invece arrivare agli altri, perché questo penso sia tra l'altro il grande dono che ognuno di noi può fare, e trovo che sia anche una delle funzioni principali dell'arte in generale. Quindi ovviamente il mio percorso è rivolto a chiunque, cioè non soltanto a chi si esporrà in senso artistico, però io ovviamente vengo da quel mondo, quindi prendo spunto un po' da quella visione, e alla fine se ci rifacciamo proprio anche a quello che era la funzione catartica del teatro, no? È proprio questo, cioè portare noi stessi su un palco che non per forza deve essere fatto di legno, ma anche virtuale in realtà. Quindi palco inteso come momento di esposizione, portare noi stessi in tutte le nostre sfumature, nelle vulnerabilità più umane, e far sì che gli altri possano specchiarsi in questi nostri aspetti. Quindi è un atto di grandissima generosità, e un altro mio slogan oltre a Esciti, infatti, è esprimi il meglio e anche il peggio di te di fronte al pubblico, perché si parla tantissimo di tirare fuori la versione migliore di noi stessi, che è un modo di dire assolutamente bellissimo, perché capiamo bene cosa significhi, però a volte diventa anche un po' una trappola, no? E quindi tendiamo a nascondere sotto il tappeto quelle che possono essere delle debolezze, invece sono quelle poi che possono guidare tutto un processo empatico che si può creare tra noi e gli altri. Quindi questa è l'idea. Esciti è una parola che nel nostro microsistema, no? Alla ricerca dell'anima,
potremmo, come stiamo già facendo, portare ad un livello profondo, no? Esciti, esprimiti, ma come facciamo ad esprimerci? Dunque, come facciamo ad esprimerci? Ovviamente è una domanda molto ampia che io riporto magari sempre a quello che è il mio approccio, perché ovviamente insomma è un qualcosa che ovviamente può riguardare anche non il per forza l'esporsi in pubblico in modo diretto, no? Quindi questo ovviamente non voglio, cioè rischierei di dare una risposta limitata che darò, ma semplicemente per far capo soltanto a quello che è il mio ambito. Quindi la mia idea è di poter creare un approccio che sia trasversale rispetto a quello che la persona si senta di voler offrire. Quindi il canale secondo cui poi la persona può decidere di esprimersi ovviamente può essere di qualsiasi tipo, nel senso che ovviamente venendo da un ambiente artistico io lavoro con cantanti, con attori, ma anche con persone in realtà poi semplicemente che vogliono portare un loro pensiero, una loro voglia anche di divulgare un certo tipo di argomenti. Quindi sicuramente l'espressione vista a largo raggio, anche se quello che secondo me deve essere la scintilla, la base di tutto questo, è un qualcosa che non per forza, anzi non possiamo esprimere diciamo a livello verbale, ma deve venire da qualcosa di estremamente profondo, che è legato a quelle che sono poi le cose che veramente ci infiammano, ci entusiasmano e tutto quello che noi amiamo fortemente. Infatti io quello che chiedo alle persone che mi seguono in realtà è, prima ancora di iniziare a pensare di costruire un discorso su qualcosa che loro vogliono trasmettere, di capire che cosa le porti a ballare, a cantare, ma non perché sono ballerini o cantanti, ma che cosa scateni in loro quella, se vogliamo anche quella perdita di controllo, no? Diciamo, e che porta fuori tutta la loro energia più profonda, anche proprio a livello sensuale, cioè quella veramente più primitiva. E quello che mi piace proprio poi capire come portare questa energia dentro invece una comunicazione che nel mio caso comunque torna poi ad essere verbale, perché che sia un discorso parlato o che sia una canzone, però che comunque magari avrà un testo, torniamo in una dimensione verbale, anche se ovviamente non è detto che non possa lavorare con ballerini, musicisti, pittori, perché alla fine l'approccio ovviamente è sicuramente ampio, però ecco, per adesso mi sono limitata all'idea comunque della comunicazione attraverso comunque il linguaggio, anche se ovviamente sappiamo bene che la comunicazione passa attraverso vari canali, oltre a quello verbale, quello non verbale, quindi quello fisico, e paraverbale, quindi anche la voce e tutto quello che riguarda le intonazioni. Per questo soffriamo anche un po' in quest'epoca, no? di WhatsApp, di social, di post scritti, soffriamo un po' a volte della mancanza di sottotesti che cerchiamo di colmare con tutte queste emoticon, no? Quindi no, ma strizzo l'occhio, no, ma sto scherzando, no, ma ti ho messo la stellina. E quindi ovviamente la comunicazione deve essere appunto a largo raggio. Però ecco, per tornare alla tua domanda su come facciamo ad esprimerci, ovviamente tutto il mio approccio ha anche una parte un pochino più tecnica, possiamo dire, in cui andiamo a definire quelli che sono gli obiettivi di un atto comunicativo, quindi che cosa io voglio ottenere, non in senso strettamente opportunistico, ma che tipo di impatto vorrei avere sulle persone che mi seguono, quindi a chi mi sto rivolgendo, se c'è un target per esempio. Quindi tutti questi aspetti poi vengono approfonditi, però alla base è bene che ci sia una forte spinta legata a qualcosa di molto più profondo, al nostro perché, a quella che in ambito
per uscire dallo spirituale e entrare anche in un ambito, se vogliamo, più business, quella che viene definita anche la mission a volte, no? La visione del mondo, come vorremmo che il mondo fosse, quindi credere fortemente che il nostro impatto possa veramente cambiare il mondo. Ecco questo. Senti, Manuela, mi fa piacere chiederti e poi tu rispondi, siccome è una domanda privata che ti faccio, rispondimi nei modi che senti, ma c'è stato un momento nella vita in cui ti sei detta ora esciti? Scusa, rido perché hai colto veramente nel segno, Giampaolo, nel senso che voglio essere totalmente onesta, ma il momento in cui mi sono detta ora veramente esciti è stato quando ho creato Esciti. Dico voglio essere totalmente onesta perché ovviamente uno potrebbe dire ma come, vai in giro a pontificare una roba che stai facendo mentre la fai? Esattamente sì, perché io ritengo di poter capire molto bene le persone che hanno difficoltà a uscirsi proprio perché io le ho vissute tanto, mi ci rapporto tuttora, anche perché credo, e in questo non so, anche a livello di magari percorso animico se stia dicendo un qualcosa di sensato o meno, però io credo che tutte quelle che sono un po' le nostre tendenze che poi possono andare a sabotarci, diciamo, non è detto che si trovi poi un modo per annientarle del tutto. Io credo in realtà che continuino a esserci, ma quello che si velocizzi fortemente è la nostra capacità di reazione. Quindi avere appunto una sorta di voce interna che risponda a questi freni e che ci permetta poi di proseguire. Quindi è un po' questo che cerco di portare. E quindi questo esciti l'ho detto prima di tutto a me stessa. E la potenza di questa formulazione, che comunque è un imperativo e comunque non si prende sul serio, perché ovviamente fa riferimento a un certo modo di dire scherzoso, tra l'altro anche se vogliamo discutibile, perché c'è anche un po' di polemica sul vario, no? Perché spesso viene usato in maniera anche volgare, escile, però in realtà a me diverte molto anche questo, perché comunque è una sorta di provocazione. Quindi questo imperativo in cui non ci si prende sul serio, però è molto forte e ha aiutato appunto a uscire anche me. Inoltre aggiungo una particolarità legata tra l'altro al Mosaica. Quest'estate ho, durante una serata di Alessandra Pizzi, ho pescato un bigliettino, loro davano alla fine della serata dei bigliettini con delle frasi, onestamente non mi ricordo di chi fosse la frase, ma ho pescato questo bigliettino e la mia frase diceva liberarsi per liberare e mi ha colpita molto e me lo ricordo tuttora e devo dire che è quello che sento in questo momento, quindi onestamente posso dire che ovviamente mentre porto avanti questo approccio lo sto usando anche su di me, diciamo. Beh, dovrebbe essere un po' il motto di chi svolge un'attività in qualche maniera di insegnamento o comunque di servizio verso una propria esperienza, verso gli altri. Insomma, dovrebbe essere proprio quello il motto, no, Giampaolo? Anche Manuela diceva esciti, me lo sono detta quando ho creato Esciti, no? Quindi veramente mi esco per liberarmi e per liberare qualcun altro. Ma io credo che le persone realmente intelligenti, no, e non invase da un eccesso di narcisismo sempre ristrutturano gli strumenti mano a mano che li usano. Nessuno può pensare di avere creato qualcosa di inamovibile che va bene così da quel momento e per sempre, no? Cioè
Freud stesso ha ristrutturato la psicanalisi, la sua idea di struttura della personalità, probabilmente ci lavorava e anche lui è caduto in crisi, ha messo in discussione delle cose. L'intelligenza è anche questo, è anche dire mentre lo faccio capisco un limite e lo supero e poi magari informo questa cosa della mia esperienza personale, no? È molto bello quello che dice Manuela, perché gli strumenti sono belli quando sono informati anche della nostra anima, dell'anima di chi li mette in circolo. E questa è una cosa proprio molto significativa. Beh, poi mi piaceva molto la visione, no, dell'uscirsi non solo attraverso la parola, ma attraverso, appunto, come diceva Manuela, i vari linguaggi, no, del corpo, dello spirito, insomma, non solo il linguaggio verbale, ma il linguaggio paraverbale, eccetera. Questo mi riporta un po' all'inconscio, no, Giampaolo? Assolutamente, assolutamente, perché la comunicazione è un piano ricchissimo, fatto di tantissimi strumenti, tantissimi livelli, anche ambiguo, nel senso che si acchiappa solo in parte, no? E poi se fosse una cosa semplice non ci sarebbero così tanti conflitti. I conflitti poi nascono dal fatto che le relazioni e le comunicazioni nelle relazioni sono una cosa molto, molto complessa, veramente molto difficile, anche perché noi siamo nel paradosso per cui nasciamo nella comunicazione e quindi siamo convinti di saperla fare tu pure, e poi invece è difficilissima, no? E quindi questo paradosso ce lo portiamo dietro per tutta la vita. Io però volevo fare una domanda a Manuela e gliela volevo fare da un po', anche da prima di questa trasmissione, perché mi incuriosisce molto. Lei di fatto è una grande esperta di voce, no? Tu sei una grande esperta di voce e di voci. Io ho visto anche nel mio lavoro, ma anche come essere umano, moltissime persone avere un cattivissimo rapporto con la propria voce riprodotta, cioè tantissime persone non sopportano di sentirsi, forse molto di più di quanto non sopportino, per esempio, vedersi in fotografia, no? Non so se è la stessa esperienza. Mi sono sempre chiesto che cosa ci volesse dire in realtà questo. Se è una cosa che mi affascina molto, perché secondo me c'è qualcosa di profondo in questa cosa. Volevo chiederti se anche tu hai questa esperienza e che spiegazione te ne dai. Assolutamente sì. Diciamo che la voce rimane una sorta di mistero ed è uno dei motivi per cui in realtà, da insegnante e studiosa di tecnica vocale, perché in realtà per molti anni mi sono concentrata su quello, poi ho sentito proprio il bisogno di allargare il raggio e unirla ad altro, proprio per uscire dalla dimensione limitata anche della fisiologia, diciamo, perché veramente si porta dietro una serie di connessioni con delle parti molto profonde di noi. Allora, prima di tutto ci sono vari punti, secondo me. Il primo riguarda un po' la differenza tra ciò che è udibile e ciò che è visibile, per cui comunque per noi tutto quello che noi percepiamo attraverso l'udito comunque è più aleatorio, perché non riusciamo a dare una forma. Quindi non ci spieghiamo come nasca proprio la voce, e da qui ovviamente lo studio della fisiologia ci può venire in aiuto, per cui in realtà sono comunque movimenti, vibrazioni, muscoli, cioè è tutto assolutamente tangibile, però il risultato non lo è. Quindi per noi vedere il nostro braccio e dire no, guarda, ce l'hai piegato, stendilo, magari è intuibile cosa mi si stia chiedendo. Se viene, come dire, chiesta una certa performance sulla voce, o noi pensiamo di avere un certo tipo di suono e poi invece un altro, questo è tutto molto più aleatorio. Quindi un po' questo, un po' andando soprattutto su quello che è quello che noi percepiamo quando ci risentiamo riprodotti, qui c'è anche proprio un discorso cioè strettamente legato appunto a come è fatto il nostro orecchio, per cui noi in realtà non sentiamo mai veramente il suono della nostra voce per come viene percepito all'esterno,
perché, anzi, più che come è fatto il nostro orecchio, come siamo fatti noi tutti, nel senso che noi sentiamo il nostro suono, diciamo che arriva un po' dall'esterno, ma sommato con quello che percepiamo dall'interno. Quindi passa attraverso tutto quello che è il nostro corpo e il risultato non sarà mai la stessa cosa che sentono gli altri. Ovviamente poi c'è anche il fatto che dipende molto da quale strumento riproduca il suono, quindi ovviamente se è sofisticato, se sia sofisticato o meno. Però ecco, è veramente complicato, diciamo, pensare di poterci percepire, sentire, ascoltare come ci ascoltano gli altri. L'ultimo aspetto che mi sento, insomma, di portarti, ma al di là quindi questo invece del risentirci, ma è proprio del nostro rapporto con la voce in generale, che secondo me è un aspetto molto interessante che spesso viene trascurato invece, è che la funzione primaria della laringe, quindi dell'organo che custodisce le nostre corde vocali, quindi l'organo dove viene proprio prodotta la voce, dove l'aria si trasforma in suono, la funzione primaria della laringe in realtà non è quella di produrre suono, ma è quella di proteggerci, ed è quella sfinterica, cioè di chiudersi nel momento della deglutizione per impedire che il bolo alimentare passi per le vie respiratorie. E questa cosa a livello di stimolo in realtà non avviene solo nella deglutizione, ma avviene anche di fronte a qualsiasi percezione reale o anche solo percepita di pericolo, tensione emotiva, eccetera. Dico questo perché appunto questo può farci capire quanto la nostra voce sia strettamente legata al mondo delle emozioni e quanto, quando noi diciamo in quel momento ho sentito un nodo in gola e non riuscivo più a parlare, quanto questa cosa sia reale e assolutamente fisiologica. E anzi, in realtà è un qualcosa, come al solito, no? Il peggio, diciamo, l'ombra, viene a volte per aiutarci, in realtà è un qualcosa che vuole proteggerci, quindi noi dovremmo accogliere questo momento di costrizione, ma riuscire a comunicare alla nostra muscolatura che non abbiamo bisogno di quell'intervento e che può rimanere rilassata e quindi possiamo proseguire a parlare normalmente. Quindi scusate, sono andata un po' nella fisiologia, ma secondo me è qualcosa di estremamente interessante e affascinante. Allo stesso tempo, torno al mio punto di partenza, ha comunque tutta una parte di mistero, per cui anche raccontandoci di tutti i muscoli che vogliamo, però poi è una dimensione veramente molto profonda quella vocale. Questo. Bene, veramente interessante. Poi su questo punto mi hai toccato profondamente, per cui pendevo dalle tue labbra. Sì, ma guarda Fabio, è una cosa molto importante quella che sta dicendo Manuela, perché lei, se ho capito bene, ha detto che in fondo, proprio per come siamo fatti, c'è impossibile sentire, ascoltare la nostra voce oggettivamente, realmente, come la sentono gli altri, no? Ma questo, se ci pensiamo bene, è una bellissima metafora dell'anima. Certo. Noi, per capire chi siamo dal punto di vista animico, abbiamo bisogno che gli altri ci facciano da specchio. Perché, per esempio, i nostri talenti, quanto abbiamo bisogno che siano gli altri a dirci: ma guarda che io vedo che questa cosa, no? Perché in realtà è così, quello che succede alla voce ci succede anche per l'anima, nel senso che, a meno di non avere raggiunto un percorso introspettivo fortissimo, nel quotidiano abbiamo proprio bisogno che sia l'altro a dirci: guarda che la voce che senti, forse io sento qualcosa che te col tuo orecchio interno non riesci a sentire, no? Questa la trovo una bellissima metafora. È vero, assolutamente. È vero, sono assolutamente sì. D'accordo su tutti i piani dell'esistenza proprio. No, ma nel senso, non solo sulla voce, ma io ho sempre pensato che le altre persone ci vedano in un certo senso come un'altra persona, no? Poi questo ve lo saprai spiegare bene tu, Giampaolo, ma voglio dire, l'io che sento io è un altro io rispetto a quello che vedono gli altri di me. Che vedono gli altri, e questo deve aiutare gli altri a non pensare mai di conoscerci a fondo, profondamente, perché c'è una parte misteriosa che solo noi custodiamo dentro i nostri scrigni. Però
deve aiutare anche noi a dirci che c'è una parte di noi che abbiamo bisogno dell'altro per scoprire. E questa è la magia delle relazioni, no? Questa è proprio la magia delle relazioni, specchiarsi nell'altro e capire attraverso lo sguardo dell'altro pezzi di noi che da soli non potremmo mai vedere. Assolutamente. Assolutamente. Senti, Manu, volevo farti una domanda. Yes. Che spero di porti nel modo giusto, spero di fartela capire. Esprimere noi stessi coincide sempre col modo in cui un pubblico, magari a teatro, richiede all'attore o alla persona che in quel momento fa l'attore di esprimersi? Dunque, credo di aver capito perché, no, nel senso che è un punto cruciale anche un po' del mio approccio, dico credo di aver capito nel senso che la tua domanda in realtà è ancora più interessante di quello che è il punto a cui faccio riferimento di solito, perché hai parlato anche di attore, quindi in realtà c'è un livello in più, ovvero io penso che già in una comunicazione in cui non ci sia di mezzo un personaggio da interpretare, comunque ci possa essere, diciamo, uno scarto tra il modo più efficace per arrivare alle persone e la reale espressione, l'espressione libera, diciamo, di noi stessi. E già questo è un mondo. È una linea enorme, anche perché ovviamente ci sono delle situazioni in cui noi potremmo semplicemente decidere di esprimere noi stessi senza necessariamente voler comunicare. Cioè, la comunicazione per essere tale deve prevedere una messa in comune, una condivisione, quindi un messaggio, un qualcosa che arrivi dall'altra parte. A volte nell'esprimerci in maniera totalmente libera arriva comunque qualcosa, perché noi comunichiamo anche quando non pensiamo di comunicare, ovviamente, però non è detto che sia volontario quello che sta arrivando, no? Invece nell'idea, diciamo, della comunicazione efficace ci sarebbe l'intento il più possibile di portare un messaggio in modo consapevole, equilibrato e quindi nella maniera più efficace possibile. Intanto ovviamente questa cosa non è mai controllabile al 100%, perché è proprio dentro l'idea delle relazioni, quindi ogni persona nel pubblico può recepire comunque qualcosa di differente, e meno male, perché cioè, quello che andrà a recepire sarà il suo meccanismo di rispecchiamento, quindi è ovvio che non arriverà nudo e crudo e neutro quello che io porto, ma io porto me e l'altro specchia se stesso, quindi ovviamente e questo comunque ovviamente va a rendere la comunicazione più complessa ma più ricca, direi. Poi nella domanda che mi hai posto tu, la cosa interessante era aver infilato un ulteriore piano di riflessione, che è quello dell'attore. E qui c'è un altro mondo in cui però secondo me cambia soltanto, mi viene da dire, il livello di compromesso, nel senso che ovviamente è come se dovessi sottostare a un'altra condizione ancora, che è quella che ci sia un materiale, una vita, una storia da raccontare che non è la mia strettamente, ma nello stesso tempo è anche la mia, perché il primo atto di rispecchiamento lo fa l'interprete nella storia che va a raccontare. Quindi ci sono vari livelli e poi porta tutto questo al suo pubblico in un atto che io sinceramente definisco di amore incondizionato, ma veramente, perché è veramente un andare a ripescare dentro di noi quelle parti che magari non sono quelle che io ho vissuto, ma le ha vissute il mio personaggio, ma vado a trovare i punti di contatto per poterle rendere il più possibile vere e portarle quindi alle persone che mi seguono, in un certo senso sbudellandomi, passatemi il termine perché rende bene l'idea. C'era un mio insegnante che diceva: l'attore è colui che mette le sue budella in piazza. Ed è vero, perché praticamente ti apri
tiri fuori l'interiore e dici ok, eccole qua. Quindi in questo senso è un atto di amore incondizionato, perché praticamente ci stiamo mettendo veramente di fronte a altre persone senza veli e soprattutto senza richiedere necessariamente un'approvazione. Questo ovviamente ha a che fare anche con le relazioni al di là del palco, no? Però io trovo che per certi versi, quando c'è di mezzo una comunicazione in pubblico, forse questa relazione diventi anche più semplice, perché sono io che salgo sul palco e che do alle persone di fronte a me, e lo faccio prima ancora che loro mi possano dire sì, vai bene. Cioè, io mi devo dare al di là del loro applauso, cioè non è che possa dire no, ok, il pubblico è caldo, allora mi do di più, mi hanno detto che sono brava, allora faccio meglio, ma è veramente un atto di generosità molto forte, ecco. Quindi in questo senso il lavoro da fare sicuramente è molto profondo, ecco. Non so se ti ho risposto, assolutamente, Fabio, perché sì, ho toccato vari, mi hai risposto in vari pieno punti, e poi sai, vado anche un po' a sentimento. Hai risposto pienamente, non solo, ma hai detto una parola che mi ha fatto accendere un campanellino, e cioè compromesso. E l'attore ovviamente arriva ad un compromesso, ma il non attore, Gianpaolo, quanto arriva a compromettersi nella vita di tutti i giorni? Cioè, noi quanto in realtà anche noi ci compromettiamo o arriviamo ad un compromesso pur non essendo attori nella vita di tutti i giorni? Io penso che il compromesso sia una delle istanze fondamentali della relazione, dell'interazione con l'altro, no? Nel senso che quando io incontro un altro essere umano, la direi con questa metafora: tutti e due siamo degli armadi a due ante. Per accogliere tutti i nostri contenuti in quella relazione occorrerebbe che la relazione fosse un armadio a quattro ante, ma la relazione non può essere un armadio a quattro ante. Facciamo che è un armadio a tre ante, quindi ognuno dei due deve rinunciare a qualcosa, perché tutto di noi nella relazione con l'altro non c'entra. E quindi questo ci implica due grandi movimenti: la rinuncia, e proprio perché c'è una rinuncia, la consapevolezza di quello che è irrinunciabile per noi. Cioè, noi dovremmo sapere momento per momento quello che per noi è irrinunciabile che entri in quell'armadio, per poterlo comunicare all'altro. Però mentre dobbiamo sapere che cos'è irrinunciabile, dovremmo anche sapere che cosa siamo pronti a sacrificare, perché dobbiamo anche dare uno spazio all'altro. Non so se sono stato chiaro, ma proprio per questo è un compromesso, perché noi non possiamo pensare di entrare nella relazione e prenderci tutto lo spazio dell'armadio. Lo possiamo anche fare, ma quella relazione è destinata a fallire, oppure a lasciare tutto lo spazio dell'armadio all'altro. Però dobbiamo sapere che cos'è irrinunciabile per noi, e quello è un viaggio bellissimo, perché io dico, io di questo ho proprio bisogno, e questo vale per le relazioni sentimentali, amicali, professionali, a tutti i livelli, sapere quale spazio è irrinunciabile per me, perché quello poi lo potremmo definire anche il luogo dell'anima. Eh sì, e sembra facile. Ma invece non lo è, perché molto spesso per salvare le relazioni a tutti i livelli, a volte senza neanche rendercene conto, rubiamo lo spazio dell'armadio oppure ce lo lasciamo rubare, e sono due movimenti pericolosi entrambi. Non è facile l'equilibrio. Non è facile l'equilibrio. No. Non è facile l'equilibrio. Noi lo vediamo molto bene nelle coppie sentimentali, però succede nelle amicizie, nei rapporti di lavoro, in qualunque tipo di interazione umana. Io avevo una domanda che è un'altra curiosità da fare a Manuela, me la portavo dentro anche questa da un po'. C'è un luogo comune, forse uno stereotipo che si dice rispetto ai comici? Tu sei anche una comica, no? Fra l'altro io glielo dico sempre, io mi sbellico dalle risate quando
diciamo, non è la bulimia, proprio, mi rende allegro il cuore e l'anima. Però da Buster Keaton a Chaplin a non lo so, i fratelli Marx fino a Totò, si dice che il comico poi è triste, no? Se è questa cosa di dire il comico fa ridere in pubblico, ma poi è una persona triste. Volevo chiederti, siccome è una cosa molto detta questa, che cosa ne pensavi? Allora, ammetto di non aver mai riflettuto abbastanza su questa cosa, che però assolutamente è vero che viene detta. In realtà sì, mi ha toccata varie volte, cioè nel senso che è qualcosa che spesso, su cui spesso avrei voluto approfondire, però non mi sono fatta un'idea chiarissima. Se, o forse, ecco, sto cercando di ragionarci mentre parlo con voi, e forse mi rendo conto che è un po' una resistenza mia questa, perché forse non voglio ammettere, con tutto il mio amore per la comicità e per l'umorismo, che trovo come una forma anche di altissima intelligenza, cioè nel senso di genio, no? Nel riuscire magari a rendere leggeri certi argomenti e riuscire a far vedere il lato anche bizzarro, quello in cui vengono messe vicino degli aspetti che all'apparenza sono incongruenti e poi magari invece possono star bene anche insieme. Ecco, in tutto questo forse ho un po' di resistenza a vedere il lato di ombra, che potrebbe essere il fatto che ovviamente diciamo il voler vedere spesso il mondo con una lente umoristica e appunto sempre portata a non prendersi sul serio nasconda magari un po' di difficoltà a andare nella profondità di certi stati d'animo, per cui sia una forma un po' di copertura, quindi. E che quindi nel momento in cui, ovviamente, perché poi capita, la vita, le situazioni, anche semplicemente il nostro umore di quel giorno ci porta a magari avere una situazione un pochino più cupa, magari questa viene vissuta ancora peggio che come verrebbe vissuta da una persona che magari ha meno senso dell'umorismo, però forse è più abituata a rapportarsi a questi stati d'animo. Non so se questa cosa abbia un senso, ammetto che probabilmente ce l'ha per me, nel senso che io personalmente ci ho messo veramente tanto, è un lavoro che sto facendo tanto in questo momento, in questo periodo, ad accettare di essere giù di morale. Cioè io in generale quando sono triste tendo a sgridarmi, a dirmi che non è da me, che io devo essere solare, allegra, ma al di là della comicità è proprio una questione di non accettare questo stato d'animo, o quantomeno di accettarlo per vederlo e poi tirargli subito un calcione, cioè dire beh, ok, sei triste, va bene, ora troviamo il modo di rirenderti allegra. E quindi diciamo che ti ringrazio, perché la tua domanda, a cui come vedi non so magari ancora dare una risposta che possa avere un equilibrio in questo momento per me, ma mi fa più che altro riflettere sul fatto che in me sicuramente il lato umoristico è collegato anche a un filtrare quasi la realtà sempre in modo umoristico, per quanto poi come vedete quando chiacchiero possa sembrare anche abbastanza una persona seria, perché insomma comunque mi ci impegno, diciamo, insomma in questa veste, però in realtà spesso proprio nei momenti magari più drammatici sono quella che riesce a fare la battuta, anche nel momento drammatico, anche mentre sta piangendo, per intenderci. Quindi da una parte è una grande forza, dall'altra non so quanto questo sia un mio modo per non sprofondare del tutto, no? Ecco, non so se ti ho risposto, e anzi ti chiederei, Gianpaolo, cosa ne pensi, quindi ti chiedo una consulenza di cosa ne pensi di questa mia visione. No, a me, io concordo, penso anch'io, l'umorismo è anche, no, un meccanismo di difesa rispetto all'angoscia. Io
per questo ho moltissima ammirazione per gli umoristi e per i comici, perché penso che sia due volte più difficile, no? In fondo, sintonizzarsi sul tragico è più facile che sintonizzarsi sul comico, no? Perché appunto siamo esseri umani, può essere che in un dato periodo della vita uno non abbia particolarmente voglia di ridere, no? E quindi sintonizzarsi sul comico è un atto ancora più generoso. Penso che in fondo sia un grande lavoro sul bambino interno, no? Laddove ci ispiriamo al bambino, perché il bambino veramente sa trovare il gioco e la meraviglia anche tra le macerie delle bombe, e però poi bisogna anche insegnargli che si deve prendere anche il momento di un bel pianto, perché comunque ci sono le macerie delle bombe. Io penso, se posso dire, nella mia umile esperienza di palco, che forse il concetto che spesso appunto viene fuori, no? Che il comico è comico sul palco e poi diventa triste nella vita normale, diciamo così, no? Chiamiamo giù dal palco, diventa triste. In realtà credo che si noti solo per la forte discrepanza, no? tra i due atteggiamenti, ma che sia una nota comune di qualsiasi artista che sale su un palcoscenico. Perché sì, il comico deve far ridere sul palco, ma poi scende. Ma un qualsiasi cantante, credo, ripeto per la mia umile esperienza, credo che è talmente tanto quello che, come diceva Manuela prima, si sbudella sul palco, che poi una volta che scende succede quasi come uno svuotamento interiore, no? Cioè, ho dato tutto, in quel momento poi scendo e mi sento da che un attimo prima ero in mezzo ad un cataclisma di emozioni, di scambio con il pubblico, eccetera, scendo e mi sento assolutamente da solo. Quindi secondo me dipende proprio solo da una eccessiva discrepanza, no? Tra l'essere comici e l'essere tristi, e quindi si nota solo semplicemente di più nei comici, ma in realtà è comune a tutti coloro che salgono su un palco. Non so se sei d'accordo, Manu, ma... No, questa invece, anzi, ti ringrazio, perché al di là della mia introspezione, che comunque, vabbè, è reale, perché so che nel mio caso almeno ho sicuramente a volte questa resistenza, però è una riflessione invece che, diciamo, che invece è sicuramente... accomuna anche, appunto, come dicevi tu, i vari ambiti, non solo quello della comicità, ma comunque in generale di quell'adrenalina che hai sul palco, che poi in qualche modo quando scendi va a ritornare a un livello di normalità. Io la trovo, tra l'altro, questa una cosa molto bella in generale degli artisti, nel senso che mi piace vedere poi quando le persone scendono dal palco che cosa ne rimanga, diciamo, di quella roba che era sopra. E devo dire che, non so questa mia considerazione che significato abbia, perché da una parte potremmo dire no, invece è bello quando vedi che la persona è esattamente la stessa, no? Però quando si tratta soprattutto di certe forme d'arte, invece a me affascina molto di più vedere quanto riesci a trasformare sul palco e quanto poi riesci a ritornare, diciamo, a una dimensione più umana, tra virgolette, nella vita di tutti i giorni, o anche semplicemente quando vai a salutare le persone dopo lo spettacolo, no? Anche perché alcune forme d'arte, per esempio in particolare quelle di alcune tipologie di comicità, sono anche abbastanza provocatorie. Per esempio, una cosa che mi è successa con un ragazzo che fa stand-up comedy, un comico molto bravo, non faccio il nome, ma semplicemente perché è stato uno scambio dopo lo spettacolo e magari lui non ha piacere di... anche se non ha detto niente di particolare, anzi, è una cosa molto bella, perché la stand-up comedy prevede in alcuni casi anche un linguaggio piuttosto aggressivo, a volte anche verso il pubblico.
Quindi c'è un po' questo gioco che si sa che il pubblico che viene a vedere quel tipo di spettacolo dovrebbe reggere, per cui non è che io dal palco ti risponda male, ma potrebbe capitare, cioè potrebbe esserci veramente una sorta di così di presa in giro, no? tra pubblico e artista. Per cui io dopo sono andata a salutare questo ragazzo, a fargli complimenti, e lui, umilissimo, mi ha proprio detto, tipo, ma secondo te ho esagerato, scusa perché ho visto a un certo punto, perché io avevo interagito con lui, ero in prima fila ovviamente, quindi cioè, figuriamoci, e lui dopo mi ha detto, ma perché ti ho risposto un po' così, magari, e io ho detto, ma no, ma figurati, ma lo so, cioè nel senso, era dentro lo show, no? E io però l'ho trovata una cosa molto carina, il fatto che lui si fosse preoccupato di sincerarsi, che quella complicità che si era creata, per cui in quel momento, anche se io ero nel pubblico, sono stata, diciamo, in un certo senso sul palco con lui, però che questa cosa fosse chiara per entrambi e che non andasse a intaccare quello che poteva essere, non ci siamo più visti, però intendo, cioè non è un mio amico in realtà, però quello che poteva essere un rapporto umano al di là del palco. E questa la trovo una cosa bellissima e per me è una cosa meravigliosa di tutta quella che è stata la mia esperienza teatrale in generale, nel senso che veramente ti ritrovi anche nelle collaborazioni con gli altri attori, anche all'interno magari dei workshop, a lavorare, quindi di seminari, laboratori, a lavorare con delle persone con cui non hai scambiato mezza parola, non sai chi siano, non hai minimamente confidenza e magari fai la scena d'amore folle e il secondo dopo vi salutate e non lo vedrai mai più. Per me questa è una cosa di una magia incredibile, quindi è ovvio che ci sia un livello che si manifesta a livello artistico, appunto, che non è necessariamente quello che ci portiamo dietro, però quello che secondo me ci si porta dietro comunque è un enorme rispetto, che è quello che permette anche il gioco in scena, per cui in quel momento io posso, se lo richiede per esempio il mio copione, diciamo, amarti, mandarti a quel paese, insultarti e non è successo niente, usciamo da lì e sappiamo e ci facciamo una risata perché sappiamo che era dentro quell'universo, quindi questo sicuramente è magico. E ti permette, tra l'altro, aggiungo, scusate, ma di vivere 100.000 vite, perché poi alla fine credo che sia, se il pubblico, cioè chi assiste, diciamo, a certi tipi di performance, o performance che dir si voglia, in qualche modo gode del rispecchiarsi, sicuramente l'attore, l'artista gode del poter veramente vivere mille vite, mille sfumature, tutte le parti di sé. Cioè io ho sempre pensato che il palco ti legittimi veramente a vivere ogni aspetto di te, quindi anche di luce e ombra che sia. Molto bella questa cosa. E c'era un aspetto però che, non so, mi premeva dire, sull'aggressività, no? Che dicevi prima, di determinati generi, dove assolutamente ci sta. Allo stesso tempo mi faceva venire in mente quanto invece molti comici utilizzino un linguaggio molto colorito e scurrile per strappare la risata, in sostanza, no? E credo che anche questo sia una cosa che andrebbe, secondo me, usata un po' con le pinze, no? Siamo arrivati in un momento di forse eccessivo utilizzo di queste tecniche. Mentre, ad esempio, io ho visto un video di Manuela dove qualche parolaccia c'era, ma veniva usata in un certo modo. E quindi, insomma, questo è per dire, diffidate da chi tira la parolaccia per tirare l'applauso e invece ascoltate chi le usa in maniera intelligente. Ti ringrazio, no? Ovviamente questo
Diciamo, io mi sto abituando, ma per una questione anche veramente di curiosità per ogni forma d'arte, ad abbracciare, diciamo, qualsiasi tipo di forma. Quindi, per esempio, in certi stili, soprattutto di stand-up comedy, cioè le parolacce sono ultra sdoganate, anzi, fai conto che io, nel senso, ho fatto alcuni laboratori con altri comici e semmai mi correggevano su questo, cioè nel senso che io non usavo abbastanza parolacce, alcuni termini sceglievo se usare la parolaccia o se tradurli, diciamo, in un linguaggio più edulcorato, e spesso venivo richiamata, tipo, no, ma si dice così, non dire... E questo io lo accolgo, lo abbraccio, nel senso che quando vado a vedere qualcun altro mi diverte, mi sta bene. Poi ognuno ovviamente fa secondo quello che si sente, anche quello che percepisce. Cioè quello che penso è che in realtà qualsiasi tipo di strumento, mi viene da dire, vada dosato in maniera che non perda di potenza. Quindi il problema, secondo me, è che se io vado a sdoganare eccessivamente la parolaccia, le tolgo potenza, quando invece magari mi serve per scuotere in quel momento. Oppure tolgo anche, per esempio, una cosa che a me diverte tantissimo e che è veramente alla base, diciamo, anche di uno storytelling, per usare un termine moderno che si sente tanto, è in generale l'idea di contrasto, di ostacolo. Cioè nel momento in cui io non ho più ostacoli, mi togli il mordente. Il fatto, per esempio, di riuscire, ora non so sinceramente a che video tu ti riferisca, ma per esempio mi è capitato di fare monologhi dove parlo della nostra lei, vedi adesso trovo altri modi, del nostro organo sessuale femminile, però non solo non la nomino mai, ma ora io con voi l'ho dichiarato, ma semplicemente si deve capire di cosa sto parlando senza che io minimamente faccia riferimento, né in modo volgare né in modo non volgare. Perché quello che mi diverte è il fatto, è l'ostacolo, cioè io non posso dire di cosa sto parlando, vediamo se ci capiamo. E il divertimento nasce proprio dalla complicità, magari, che crei col pubblico, per cui nessuno ha detto niente e ci siamo capiti. Quindi questa, secondo me, è un meccanismo, mi viene da dire, irrinunciabile, per cui non lo baratterei per dire tre parolacce di fila, per cui ovviamente potrei... magari conquistare una certa fetta di persone che si sentono scosse dalla parolaccia secca, però mi diverte molto di più pensare, per esempio, di non poterla dire, ma mi viene in mente, non so, ci sono un sacco di pezzi della Marchesini dove lei muore prima di riuscire e non lo dirà mai, però è tutto basato su quello, è un ostacolo mostruoso, cioè tutto è sul filo dell'ostacolo. E se togli l'ostacolo è finito un po' il racconto. Con questo però appunto non sono contro, ecco, questo voglio dire, certo. È proprio una mia... Ma neanche io, assolutamente. Sensibilità, per cui farei fatica, cioè quando sento che è troppo non mi rispecchia, ecco, insomma, a proposito di rispettamenti. D'altronde bisogna anche dire che la parolaccia, la licenziosità... sono alla base, all'origine della storia del teatro, no? Se torniamo nell'antica Roma, già prima di Plauto, i fescennini, che avevano origine etrusca, no? Dove veramente c'era un grado di licenziosità altissimo e anche di volgarità molto forte, no? Però è importante quello che dice Manuela, perché io posso trasgredire se ho un intento provocatorio, ma se la provocazione la normalizzo, ho cominciato a sparare a salve, no? Ci sono personaggi pubblici, non faccio il nome ma capirete subito a chi mi riferisco, che hanno fatto la loro fortuna di immagine alla polemica, solo che adesso sono talmente inchiodati su quel registro di comunicazione che quando fanno polemica non li ascolta più nessuno, perché ormai è assolutamente prevedibile quello che diranno, come lo diranno, gli insulti che useranno. Bisogna saperla dosare questa cosa, perché se no uno strumento forte diventa uno strumento piccolo e talvolta anche un po' patetico. Sì, era quello il senso, appunto, che in effetti nell'intento sta poi
sta poi la chiave, insomma. Senti Manu, prima di chiederti la nostra domanda delle 100 spade che chiediamo a tutti, volevo chiederti quali sono i tuoi sogni nel cassetto? Mamma, domanda difficile. Cioè, in realtà non dovrebbe esserlo, no? Dovrei essere prontissima e farti il mio elenco tipo lista di Babbo Natale. Allora, no, invece devo dire che non sono prontissima, nel senso che mi rendo conto che sono forse ancora un po' vaghi, perché non vanno a... cioè faccio fatica a definire degli obiettivi, se vogliamo chiamarli così, invece che sogni, ma insomma alla fine dovrebbe essere la stessa cosa, se vogliamo, no? Raggiungerli in maniera molto specifica. Forse questo fa parte sempre di una resistenza, come se non volessi dare un nome alle cose perché magari ho anche paura, come forse direbbe la mia mamma, di smenarci, ovvero di rimetterci, tipo dopo che hai detto quello, se poi lo raggiungi allora hai finito i sogni, allora rimango sempre un po' più vaga, nel senso che sicuramente una cosa che mi piacerebbe, che sto cercando di fare, è intanto a livello creativo di riuscire sempre di più a produrre in maniera libera e riuscire a portare a termine e a uscire le cose che creo e che produco, a proposito di, passatemi l'utilizzo del termine di uscirle, appunto, parlo sempre delle creazioni, non di altro, poi per carità che lì insomma non si sa mai, cioè quello che esce a un certo punto, quando poi c'è il fiume pieno, il flusso, non è che uno può stare a guardare cosa esce, esce un po' quel che esce, ecco ora sta uscendo la parte un po' folle. Quindi sicuramente poter creare e portare fuori appunto le mie creazioni, lo dico perché invece ho, a proposito di avere cose nel cassetto, sono piena di canzoni, monologhi, cose che ho scritto nel cassetto che non escono, quindi sicuramente un prossimo obiettivo è di uscirle appunto e di riuscire ad arrivare alle persone che si sentiranno toccate e quindi rispecchiate da queste da quello che uscirò appunto, che è ancora un po' vaga forse come definizione, ma è legata all'idea che a volte, soprattutto in ambito artistico, si tenti un po' di arrivare a più persone possibile. E ho capito nel tempo, perché ovviamente anch'io sono stata schiava un po' di questa idea, che invece vorrei arrivare alle persone che possano risuonare con quello che io creo, non per forza in maniera così diretta, anzi forse mi divertirebbe ancora di più che potesse arrivare a chi si senta anche un po' provocato, ma in senso buono, quindi che possa aiutare le persone a svelare anche delle parti con cui non hanno ancora fatto amicizia, ecco questo... potrebbe essere, però come vedi non sono sogni ben definiti, dovrei definirli meglio? No, perché hanno una grande potenza. Dici? A me piacciono molto. Però adesso Fabio ti fa la domanda delle 100 spade. Ho paura. Che cos'è per te l'anima, Manuela? Oh my god. Diciamo che rischio di risponderti, cioè la prima risposta che mi viene in mente in realtà è un po' da scolaretta, nel senso che perché è quello che ho sentito dire e che sento che risuona in me in effetti, quindi che sia veramente un pezzettino di divino che c'è in ognuno di noi. Se cerco di andare un po' più nel personale, cioè di che cosa sia l'anima, tra l'altro per questa Manuela Bollani, che quindi a questo punto è una delle vesti, è una dei personaggi di quest'anima, quindi già in qualche modo sto rispondendo, perché è come se fosse l'interprete di una serie di attori attraverso cui quest'anima si va a sperimentare, no? Però ecco, faccio fatica ovviamente a
diciamo in qualche modo a definirla, quello che sento in maniera un po' più personale, quindi nella mia profondità, è di avere una sorta di connessione con qualcosa a cui io vorrei, mi viene in mente il liberi soggiacete, no? A cui io vorrei veramente rendere onore. Diciamo, è come se sentissi che c'è qualcosa che io ho il compito, diciamo, di portar fuori, e è così un po' che percepisco quest'anima, cioè questa luce, questa spinta mostruosa, ingabbiata da una serie di casini in mani che ovviamente si piantano nel mezzo, ma un qualcosa a cui però continuare a sottostare, ma nel senso più bello del termine, cioè qualcosa da seguire ad ogni costo. Poi questo ad ogni costo in realtà a sua volta è legato a una serie di casini infiniti, perché poi in realtà capisci che a volte per seguire, diciamo, quella che tu senti che è la tua anima, rischi di mettere in difficoltà situazioni magari a cui tieni, anche delle relazioni, no? Parlavamo prima delle relazioni, spesso non è facile anche poi rapportarsi con quelle che sono le dimensioni umane, però sento di volerla seguire a ogni costo, ecco. Non so se ti ho risposto. Assolutamente. Meno male. Direi proprio di sì. E non solo, ma noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata qui con noi oggi. Ed anzi, se vorrai tornare a trovarci, sei assolutamente la benvenuta. Grazie, grazie infinite a voi, è stato meraviglioso, è stata veramente una chiacchierata molto, molto libera, molto rilassante, tanto che mi sono dimenticata che stavamo registrando, e quindi saluto anche i nostri ascoltatori. Non volevo dimenticarmi di voi, ma Fabio e Giampaolo sono stati talmente accoglienti che a un certo punto anzi io a un certo punto ho pensato, vabbè, perché deve avere una durata, non possiamo andare avanti fino a stasera inoltrata, quindi veramente è stato davvero molto profondo, perché nelle vostre domande mi avete aiutata anche a trovare altre risposte a magari questioni insomma su cui si fa anche fatica a rispondere, ecco, quindi veramente grazie per tutti i vostri stimoli, e sinceramente spero sì di poter tornare quando insomma sarà il momento più adeguato. Molto volentieri, non solo a proposito di ascoltatori, dico ai nostri ascoltatori, andate a cercare Manuela sui canali social intanto, e poi appena si potrà anche magari dal vivo, ma insomma per intanto esatto, in internet. Io sono su Facebook, Instagram, YouTube, che però mi devo ripromettere. A proposito di materiale da uscire, vorrei uscire molte più cose, però sì, venitemi a trovare, e magari chissà che non si vogliano uscire, insomma, anche loro. Certo. In pubblico, ecco. E allora esciti. Esciti, usciamoci, noi intanto ci usciamo col podcast, quindi. Grazie Manu, ciao. Grazie, grazie Fabio, grazie Giampaolo, grazie infinite di cuore. Ciao Manu, ciao. Giampaolo, è un'altra bella tappa di viaggio è stata fatta. Come dicevamo prima, insomma, noi andiamo alla ricerca di ospiti che abbiano le più svariate nature, sempre tra virgolette, possibili, no? Assolutamente, il campo di coscienza collettiva ci risponde e ci sono degli incontri belli belli. Poi peraltro volevo dirti Fabio che, al di là del fatto che veramente è stato delizioso l'incontro di oggi con Manuela Bollani, perché lei è una persona speciale, però sono proprio tante le persone che cominciano a interagire con noi a tutti i livelli, no? Le persone che ascoltano la trasmissione cominciano sempre di più a chiederci, interrogarci, interagire a tutti i livelli. Questa interazione che supera la parete invisibile, no? tra noi, tra virgolette, e loro, dove non c'è più un noi o un loro, ma siamo tutti insieme, mi piace tanto.
Anche a me sta piacendo sempre di più. E allora ci sentiamo alla prossima tappa e nel frattempo ti mando un abbraccio. Anch'io a te, ci sarò. Ciao. 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 E un grande saluto va a tutti voi che ci avete ascoltato fino a qui. Non dimenticate, come sempre vi dico, di farci conoscere ai vostri parenti, amici, conoscenti, perché non si sa mai, magari qualcuno ha bisogno di una parola in più, di una parola di conforto, di un aiuto a superare un piccolo ostacolo quotidiano. E come voi ben sapete, i nostri ospiti ci portano sempre dei grandissimi spunti per superare anche le piccole avversità quotidiane o per fare percorsi anche un po' più lungimiranti e complicati. E allora io vi do appuntamento alla prossima puntata e nel frattempo buon proseguimento del viaggio. Ciao! Ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco.